Nello scorso episodio abbiamo conosciuto i 16 concorrenti che si sono impegnati nel costruire un rifugio per le loro tre squadre: i prosciutti satanici, le patate volanti e i kiwi... prugna. Alla fine il meno utile e più irritante spagnolo che io abbia mai conosciuto è Despacito ed è stato eliminato. Ma vediamo di mettere più carne sul fuoco in questo nuovo ed entusiasmante episodio di... A tutto! Reality, il disagio! Non è papà, sto bene ormai, qui non mi annoio mai. La mia strada era piena a metà, ma ora qui il momento arriverà. Già storia. L'episodio si apre sui prosciutti satanici che stanno dormendo belli tranquilli all'interno del loro teschio. Perché è lì che dormono, ricordate? O meglio, dormono perché Dobetti sta russando da morire. Un gattino! E c'è Lucia, sdraiata, con gli occhi aperti, ad aspettare che Dobetti smetta di russare, finché a un certo punto non ce la fa più a resistere, prende il cuscino e inizia a sbatterlo contro Dobetti. Stai zitto, smettilo di russare. Nel fare questa cosa però sveglia Milena, e Milena inizia a litigare con Lucia, perché erano 5 secondi che lei era riuscita finalmente a dormire e questa arriva a urlare. Nel trambusto Dobetti si sveglia e dovrebbe esserci la scena in cui lui, poveretto, si sente in colpa perché le ha svegliate con il suo russare e a lui dispiace tantissimo di questa cosa, ma in quel preciso istante si trova un ragno nel letto. Dobetti alza le coperte, inizia a correre, inizia a urlare, inizia a piangere come una ragazzina perché, no mio Dio, c'è un ragno nel letto! E quindi c'è Milena che a tastoni continua a cercare di prendere questo ragno, e dall'altro lato c'è Lucia che urla contro Milena. E l'impreda all'ira si alza dal letto, guarda tutta questa marmaglia e inizia a gridare di stare zitti! Tu zitta, tu a letto, corri! Shit! Dove ti fila a letto? In 5 secondi tutti iniziano a zittirsi, a mettersi a posto, a sdraiarsi nel letto, tutti tranquilli. E com'è che ti chiami tu? Ecco, brava Lucia. Stai zitta! Mi veniva dannatamente da tossire, ma avevo paura di far incazzare Ele. Poi, stamattina abbiamo scoperto che Dobetti ha schiacciato il ragno nel sonno. Ho pianto. Ecco, questo è l'inizio del secondo episodio. La primissima scena. E devo dire che sì, è un episodio dove finalmente iniziamo a vedere i personaggi interagire tra di loro, è un normale episodio di A Tutto Reality. Onestamente non è tra i miei preferiti, non è una prova che ho scritto io. Ed essendo io un egocentrico del cazzo, con l'apertura dell'episodio vediamo vari personaggi, vari concorrenti che stanno tutti quanti cercando di raggiungere l'area comune. Perché è arrivato il momento di fare colazione, da qualche parte dovranno pur mangiare, no? E qui seguiamo nello specifico Alice e Lucia. Mi sento un po' osservata dalle telecamere. Probabilmente non funzionano. Ok, però a me fanno senso. Oh mio Dio, guarda quella papera, che no, carina! Stai lontana da quella cosa! Conosco Alice da un bel po' ed è piena di piccioni. E poi c'è Picciotto, lui è il mio piccione preferito, lo adoro ed è un sacco scemo. E poi c'è Cocomero, Cocomero ha problemi di colesterolo, ma... Quando abbiamo fatto la serie, ero riccia, insomma, di capelli. Avevo gli occhiali, ma... usavo le lenti ai tempi, mi ricordo Cocomero perché è un bel nome e infatti è un pappagallo che si chiama Limone adesso. Questo è il Pippi, detto anche Pippo, detto anche Noodle, detto anche Stronzo. 9 anni ha fatto quest'anno e compie gli anni lo stesso giorno del mio compleanno, il 14 marzo, però se la passa ancora molto bene. Spero abbiate fatto sogni d'oro. Posso chiedere come avete fatto a far comparire un castello di ghiaccio? Bla bla bla, non conosco la tua lingua, sento solo un borbottio. Mi prende per il culo?
Non capisco una parola di quello che dici! Stanotte sembra sia accaduto qualcosa, un tentato omicidio, qualcosa di grave che fa tanta scena per il mio show, ma che dà poca fiducia ai miei finanziatori. Verrà un investigatore a cercare indizi, investigare e farvi domande idiote. Tipo Sherlock Holmes? No, Sherlock è passato di moda. Aggiornati, cara. Verrà lei, l'unica ed inimitabile Jessica Fletcher! Gli sbirri! E il mulino che c'entra? Oh, giusto. Pensavo di farvi mangiare il cioccolato della mia fabbrica per tutta la serie, ma mi sembra più divertente far tornare Antonio Banderas che ci cucinerà roba del mulino. C'è pane e pane. No, no, ragazzi, mi seguono tutti, tranne quelli bloccati da Jessica Fletcher. Non sono stato, io giuro, se solo mi lascerebbe dimostrare. Che fastidio sto tizio. Adesso tutte le ragazze fanno le maestrine perché loro sono laureate. Che cosa? No, ma sta scherzando. È vero, dai, vieni qui, caro compagno di squadra. Che dici, perché non parliamo di qualche tattica per non farsi eliminare già al secondo episodio? Ma... Un po' di pepe in un episodio non guasterebbe, tornate qui! Sì, Antonio Banderas noi l'avevamo pensato da subito per sostituire un po' Chef, quindi essere il cuoco dell'isola. E doveva essere lì solamente per una gag, poi l'abbiamo messo nel primo episodio dicendo ma sì, è il primo eliminato. E l'idea di mettere il mulino bianco in cui andare a mangiare tutte le mattine fu una bellissima idea. Una bellissima idea. I ragazzi, una volta entrati nel mulino bianco, si rivolgono ad Antonio Banderas chiedendo qual è il segreto delle macine, come possono essere così buone, così fresche e così equilibrate. C'era una volta il grande zorro, che ero io, e stavo cavalcando il tramonto su di un fennec, nudo, e c'era anche Rosita, nuda. E quando, preso dal romanticismo al momento, capii qual era il segreto di un buon biscotto. Mangiate finché è caldo! È arrivato il momento della sfida, la grande prova. E quindi Willy Wonka porta tutti i concorrenti sulla spiaggia, dove si trovano di fronte un campo da palla prigioniera. Ma non è un campo da palla prigioniera, in realtà. Sono tanti pali di legno, uno accanto all'altro, altissimi, e più o meno a questa distanza l'uno dall'altro. Oggi giochiamo a palla prigioniera! Abbiamo già vinto! Là sopra! Veramente il gioco nemmeno così è interessante, per questo ho deciso che chi cadrà sarà candidato all'eliminazione! La squadra dell'ultima persona che resterà in equilibrio avrà l'immunità! Ma il gioco non si era fatto interessante nemmeno testandolo, e quindi ho aggiunto sul pavimento oggetti casuali, ferri da stiro, mini antiuomo e cose simili su cui potreste cadere. Sei troppo prevedibile! Hai ragione, infatti ho capito che la cosa non era ancora abbastanza divertente, per questo ho deciso di eliminare la palla. Chiunque potrà lanciarvi oggetti che dovrete usare per abbattere i rivali. Mio cugino animatore di villaggi sa fare di meglio. All'inizio mi era stata proposta come sfida semplicemente palla prigioniera. E volevano renderla più divertente, ma non sapevano come. Non ricordo chi fu a proporre il... Vabbè, ma se deve essere più interessante, facciamo qualcosa dove, per esempio, loro si ritrovano a cadere. Si può fare con i gavettoni. Si può fare con il fatto che siano in una parete in bilico dove se scivoli finisci a terra. Non lo so, che si può fare? E da qui arriva l'idea di mettere tanti pali in modo che i ragazzi debbano giocarci sopra i pali e cercare di non cadere. Ci può stare. Poi iniziamo a discutere del sì, ok. Però si devono lanciare una palla. Quanto possiamo renderla interessante? Cioè, l'abbiamo già visto in una tutoriality comunque. E non mi ricordo come successe, ma all'inizio avevamo scritto una serie di scene con la palla. Poi a un certo punto ci fu una sequenza che faceva tantissimo ridere, dove una persona, anziché lanciare una palla, lanciava un pomodoro. Dobetti, che era questo ragazzone alto 2 metri, gigantesco, ma proprio un amoretto dal cuore d'oro, faceva paura a chiunque, ma era un amore di persona. Sta di fatto che Dobetti, nel questionario per descrivere il suo personaggio, aveva detto che la cosa che odiava di più al mondo erano i pomodori. Eliminato! Ora, la sequenza ci aveva fatto talmente tanto ridere che ci eravamo detti, vabbè, facciamo allora che non si devono lanciare.
delle palle, ma dei pomodori. E da lì poi è diventato un... Ma facciamo che si possono lanciare quel che capita, facciamo che loro non ce l'hanno una palla e quindi si devono lanciare quello che trovano. E c'è tutta questa sequenza in cui ci sono gli Oompa Loompa a terra che raccolgono gli oggetti a terra e li buttano verso l'alto, sperando che qualcuno riesca a prenderli al volo. E il personaggio di Enrico, per esempio, che continua a cercare di allungarsi per cercare di prendere degli oggetti, l'unico che riesce a prendere al volo è un calzino che ovviamente una volta lanciato non sortisce un granché d'effetto. O Lucia che afferra al volo una pizza e la lancia tipo frisbee a Edoardo. Piera invece, per un motivo che non riusciamo a capire, continua a beccarsi oggetti pericolosi e riesce a prendersi al volo un ferro da stiro, poi una caffettiera e continua a lanciare oggetti più pericolosi di quelli degli altri. Su quei pali c'è qualcuno che riesce a stare in equilibrio senza problemi, qualcuno che invece rischia di scivolare, ma la partita comunque procede tranquilla continuando a lanciare oggetti che la gente riesce più o meno ad evitare o comunque a non cadere, nonostante sia stata colpita. O c'è la sequenza dove Milena prende al volo una palla da bowling, la lancia a caso e va a beccare proprio Yasmin, che poi ha la gag in cui viene colpita dalla palla da bowling e resta nelle sue... Io voglio tanto bene a Yasmin, ma una cosa che mi ha sempre ammazzato di lei come persona è che le usava come fossero un marsupio, quindi ogni tanto era in classe e che ne so, tirava fuori, l'ho visto davvero fare, una bottiglietta d'acqua. E io... Eh? E quindi nella serie c'erano gag su questa cosa, abbastanza ricorrenti. A questo punto Yasmin si ritira fuori la boccia e la lancia di nuovo a vuoto e per poco non colpisce... Perde l'equilibrio, casca tra due pali e riesce per fortuna a restare incastrato tra i due. Si stira il più possibile con le gambe, si stira il più possibile con le braccia, resta perfettamente in equilibrio tra due pali. Andata, cioè adesso appena cede è eliminato. Cidermolina! Eliminato! Ora, Enrico piomba a terra, per fortuna non si fa male, o meglio, si fa un pochino male, più che altro si sporca. Il bagno dov'è? Ah, il confessionale giustamente, anche il bagno, va bene, va bene, va bene. Il confessionale nell'ospizio. Vabbè, i ragazzi ormai è una settimana che vivono lì, si sono abituati all'ospizio. Che è sto ospizio? Ve lo spiego io adesso. Se no, in questo ospizio ci vanno anziani famosi. Ma gli anziani famosi mica vanno negli ospizi normali, loro vanno su quest'isola tropicale, felicissima, a farsi i fatti loro. Sono stelle del cinema del passato, dopo tutto, però sono vecchi. Ma sono vecchi rincoglioniti, ma sul serio. E sono loro. Sono loro, sono disegnati in stili un po' diversi tra loro, perché purtroppo alcuni sono stati finiti, altri non sono mai stati finiti, quindi alcuni arrivano addirittura da storyboard, disegni preparatori, dove li abbiamo colorati, ripuliti un pochettino, ma arrivano da lì. Yoda in realtà la forza non ce l'ha. Yoda in realtà è solo tipetto bassissimo, muto, non parla mai, muto, completamente muto. Il massimo che fa è che lui è un pochetto il vecchietto da giardinaggio, no? Lui ha il suo fiorellino, ogni tanto lo annaffia, tutto tranquillino, va in giro con il suo bel annaffiatoio, con le sue belle pantofole da panda e passeggia velocissimo in giro per l'ospizio e ogni tanto lo vedi che sta lì sullo sfondo. In questo episodio c'è una sequenza in cui Michelangelo riesce a prendere al volo un bazooka e spara e viene spinto indietro e sta gigantesca palla di cannone va dritta verso l'ospizio, non becca nessuno dei concorrenti, va dritta verso l'ospizio. Giustino e Marilu sono nel loro letto matrimoniale in stile casa Vianello, lui sta che sta leggendo il giornale, lei che sta facendo uncinetto e a un certo punto la palla di cannone che... Con Giustino che abbassa il giornale... Marilu! C'è corrente d'aria! E sta palla di cannone passa attraverso varie stanze, sfonda mille pareti e alla fine va a schiantarsi proprio sul fiorellino di Yoda. A livello di canon, nella serie non viene mai specificato se quello è davvero Yoda, è uno che crede di essere Yoda, è l'attore che ha interpretato Yoda. Io tengo tantissimo a questo gruppo di anziani perché ci siamo impegnati, ma da morire su di loro. Avevamo tantissime idee, gag, sequenze assurde. Ma siamo stati intelligenti, e di fatto loro non occupano mai lo spazio che serve alla prova del reality o simili. Hanno semplicemente delle sequenze in cui hanno delle gag. Per esempio nella scena in cui Enrico, che sta cercando di raggiungere il confessionale, entra e si ritrova di fronte tutto l'ospizio che sta giocando a tombola. Era una sorta di vendetta da parte nostra, perché visto che tutti i concorrenti basati su persone reali avevano delle limitazioni e potevamo poco divertirci con loro, alla fine avevamo inserito una serie di personaggi che potessero creare delle gag interagendo con persone reali.
Lo scopo della gag si sposta dal personaggio reale, che potrebbe offendersi o potrebbe non essere particolarmente sensibile a questa cosa, potrebbe non volere che il mondo sappia di alcuni suoi fatti privati, e spostiamo l'attenzione invece su un altro personaggio per fare in modo che a rendere divertente il tutto sia l'interazione tra il personaggio di cui ci possiamo prendere gioco, il vecchietto, e il concorrente. Sono tutti concentrati a giocare a bingo e ad estrarre i numeri è Papa Francesco. Numero 82! E tutti i vecchietti, amen! E poi si segnano il numero. Numero 46! Amen! E si segnano il numero. E c'è Enrico, che cerca di attraversare la stanza senza farsi notare per non disturbarli. Ma il pavimento cigola e ad ogni passo che fa, tutti quanti si voltano. E poi arriva quel momento in cui Papa Francesco estrae il numero e se ne esce dicendo: questo non riesco a leggerlo. Faccia leggere a me, sua santitezza! O Merlino, tutto felice, che dice: ah, l'incantesimo per la cataratta! E tira fuori questo librone gigantesco e inizia ad aprirlo pesantissimo e sfoglia una pagina alla volta in cerca dell'incantesimo per levare la cataratta. Merlino non è un mago. Qualsiasi cosa sappia fare, noi sappiamo che è casuale. Non è chiaro. E quell'abito blu che indossa non è una tunica, ma è leggermente troppo corta perché in realtà è una vestaglia da paziente. Dietro ha tutte le legature, perché in realtà dietro è aperta. E lui poveretto è rincoglionitissimo, lui non ha idea di dove si trova, lui sa solo che lui è il mago, lui è Mago Merlino. E c'è Enrico che ancora continua a cercare di passare, cigolare, e uno dei vecchietti che lo prende con sé dicendo: ah, vieni, partecipa, leggimi tu i numeri della cartella. E Enrico, che è troppo gentile per dire al vecchio: guarda che io in realtà starei, cioè, c'è un po' una scena alla Fantozzi dove lui inizia a far finta di niente, va bene, sta al gioco. E aiuta l'anziano a leggere i numeri che stanno uscendo. Ora i concorrenti delle patate volanti sono cascati ormai tutti quanti, no? Tutta questa squadra è candidata all'eliminazione. Ancora sospesi ci sono solamente tre concorrenti, che sono, che è ancora lì incastrato tra due pali, Alice, che avendo la compagnia dei suoi piccioni non può cadere, perché lei tutte le volte che si sbilancia o altro del genere ha tutto il sostegno del suo intero stormo di piccioni che la seguono sempre. E poi c'è Eleonora. E ora i concorrenti, agli ultimi rimasti là sopra, riescono anche a dare una mano. Quindi ci sono tutti quanti i membri dei Kiwi Prugne che continuano a lanciare oggetti per Alice, che magari i suoi piccioni prendono col becco e li portano direttamente a lei, che quindi riesce a lanciarli verso Eleonora. Ma Eleonora continua a schivare tutto, per fortuna. Non sa come fa, è sudatissima, però sta riuscendo a restare in equilibrio. È un miracolo. Mentre i membri dei prosciutti satanici continuano a lanciare oggetti verso Eleonora, però Eleonora a braccine corte non ci arriva, continua a provarci, e tutta la sfida che continua a cercare di prendere un oggetto non ne ha preso neanche uno. Finalmente, Eleonora prende al volo un oggetto. Ah! E lo lancia subito, è una mannaia! Davanti a questo fattaccio, Alice si fionda subito a terra per andare a recuperare il suo piccione, che ormai è una macchia di sangue. No, il mio Giorgio Bolbro! Alice è tutta concentrata a piangere per il suo piccione chiamato Giorgio Bolbro, ed Eleonora, disperata, continua a seguire Alice che chiede scusa, implora perdono. A questo punto si fa spazio tra tutti Jessica Fletcher, che guarda con attenzione il piccione, scansa via la povera Alice che sta piangendo, guarda il piccione, lo esamina con la lente di ingrandimento, assapora il cadavere e... Sì, la colpevole è stata Eleonora. E tutti che applaudono! E invece c'è Willy, tutto felice, che guarda su perché, ehi, sui pali c'è ancora Immobile che non sa cosa sia successo. E dà l'annuncio, signore e signori, un applauso a Sempronio che ha vinto! Tutto felice che ovviamente...
È giunta per voi tutti l'ora dell'eliminazione! Nel confessionale inserirete il vostro voto in un'urna. Potete votare di eliminare solo concorrenti della vostra stessa squadra. In caso contrario, il voto sarà nullo. Non dimenticatevi di votare. Chi si astiene è eliminato. Oh, finalmente abbiamo una vera eliminazione. Abbiamo tre squadre. In ogni sfida, una delle tre squadre vince. E quindi, quel gruppo di concorrenti non può essere eliminato. Non può essere votato dagli altri concorrenti. Le altre due squadre, che sono le patate volanti e i prosciutti satanici, invece devono scegliere chi mandare a casa. Avete fatto le vostre votazioni ed è giunto il momento di svelare chi di voi è stato eliminato. I nomi che dirò saranno quelli dei concorrenti salvi, come Michelangelo, Yasmi, Edoardo, Gaia, Lucia, Milena, Eleonora e Dovetti. Restano Piera e Enrico. Chi di voi due è eliminato? Tu, Piera, che... Oppure tu, Enrico, che hai... va bene, vi sto prendendo per il culo. L'eliminata sarà Eleonora. Ovviamente Eleonora viene rapita da un gruppo di scoiattoli che la trascinano via. E niente, è andata, ormai è andata per Eleonora. E c'è Willy tutto felice che dice: vedete che cosa succede ad essere violenti? E proprio in quel momento ricevo una chiamata. Pronto? Sì? Miriam, dici? Amica di Eleonora? No, l'eliminazione è regolare. Vuoi parlare con un mio supervisore? Ah, certo, subito! No, mille due, aspetta! Che ne abbiamo? Praticamente, dopo che avevamo iniziato a lavorare a questo progetto, quando ormai avevamo pronto gran parte di tutto il lavoro, conoscemmo una ragazza, Miriam, che era una grande amica di Eleonora, che adorava questo progetto, credeva tantissimo in noi e anzi, lo voleva sostenere. Purtroppo non si era proposta prima perché non era venuta a sapere che noi stessimo facendo questa cosa e ormai era troppo tardi. Ma succede una cosa. Noi sappiamo che la prima eliminata tra tutti i concorrenti, quella che abbiamo selezionato come prima persona da eliminare, è Eleonora. E Miriam se ne esce dicendoci: ragazzi, vi perdono, fa niente se voi non mi avete ammessa nel reality, eccetera, ma Eleonora deve vincere. Cioè, fatemela arrivare almeno in finale. Abbiamo avuto un'idea intelligente per risolvere la cosa, ma questo lo scoprirete nei prossimi episodi. In realtà ci sono rimasta un po' male, ma non perché sono stata eliminata, ma per come sono stata eliminata, perché io amo i piccioni, e quindi aver ucciso un piccione mi ha un po' distrutto. Sono stata rappresentata identica. Non lo so, questo episodio mi è piaciuto più del primo perché ha una struttura più precisa, ma ha quella che secondo me tra tutte le prove è la meno interessante. Ora, qual era lo scopo di Jessica Fletcher nell'episodio? Non lo so, è una di quelle cose che non mi ricordo nemmeno da chi sia partita, cioè non vorrei che fosse addirittura partita da me perché mi sentirei molto in imbarazzo. Ma era una di quelle cose che io so che avevo negli appunti come un vabbè, in questo episodio deve per forza apparire Jessica Fletcher per fare queste due gag. Chiederti il tuo concorrente preferito forse è troppo presto, ma qual è tra le tre squadre quella che ti ispira di più, quella che ti fa dire ok, qui ci sono i personaggi che a me piacciono un po' di più. Voi che ci state sopportando, questo episodio è stato sufficientemente sanguinoso? Bene, non perdetevi il prossimo episodio, sarà un episodio molto Disney e soprattutto preparatevi a molti baci omosessuali. Questo è a tutto, Reality, il disagio!